questo punto, però. Quanto tempo mi dai? Abbastanza. Scusa. Vedo proprio da lì, vero? Il titolo, credo che sia molto significativo in un contesto educativo, istituzioni civili e strumenti ecclesiali si incontrino per riflettere su un tema centrale della vita della nostra società, che è quello di essere davvero convinti che solo nella legalità risiede la possibilità di rispetto delle persone, costruzione della democrazia, superamento delle disuguaglianze, tutele per tutti, soprattutto per i più deboli. Perché è solo attraverso il rispetto delle leggi, non in senso formale, ma in senso sostanziale, come ci insegna la nostra Costituzione, cioè la legge messa al servizio del bene della persona, che è davvero possibile superare i tanti problemi che oggi ha il nostro Paese, che ha in maniera particolare il Mezzogiorno e che pesano soprattutto sulle giovani generazioni. Il peggior risultato che può ottenere una società è quello di far perdere la fiducia nella legge, nelle istituzioni, nella politica e di pensare che se la possono cavare soltanto i furbi e coloro che in qualche modo si affidano ai poteri criminali o che solo violando la legge che si possono raggiungere alcuni risultati. Presidente, il periodo elettorale, il senso civico viene messo veramente a dura prova. Il momento elettorale dovrebbe essere un momento nel quale trionfa invece il senso civico di una comunità, perché è il momento nel quale una comunità individua i rappresentanti che dovranno svolgere la funzione più importante a presidio della legalità, che è appunto la politica, che è la pubblica amministrazione. Perché il principio di legalità va applicato soprattutto alla politica e soprattutto alla pubblica amministrazione. Le democrazie sono tali quando chi esercita il potere lo esercita nel rispetto della legge. Nella Commissione Antimafia cosa dice? Nella Commissione Antimafia vi dico che stiamo lavorando con grande impegno, con spirito unitario, credo non abbia precedenti nella storia delle commissioni antimafia. Anche